un cantautore al di sopra delle mode, una persona veramente eccezionale. Parlo di Giorgio Gaber. Ragazze, fatelo entrare, grazie. Vengo, vengo. Buongiorno. Che gentile uomo. Te lo dai un bacino? Ciao, grazie. Ciao. Tieni pure. Grazie mille, Rose, stupende. Sei molto gentile. Grazie. Ti ricordi di me quando abbiamo fatto un programma con Trapani 2000 anni fa, che si chiamava Musica Hotel? No, non te lo ricordi, eh? Dove io cantai Porta Romana, eh? Sì, credo. Ma era un programma dove io ti ho conosciuto e mi è rimasto sempre questa impressione di un uomo estremamente, non solo intelligente, ma anche molto simpatico. Invece, quando tu adesso fai teatro, è l'amarezza che tu dici? Pende un po' di più. L'ironia, ma insomma, voglio dire, sei una persona che... Sono allegrissimo. Sei allegrissimo tu. Meno male. Adesso vediamo questo bigliettino che mi accompagna le rose. Uomini illustri su questi tre divani sono seduti spesso accanto a te. In attesa di Reagan, Boitiwa e Khomeini, per questa volta accontentati di me. Allora, devo dire che mi ero sbagliata. Lo trovo molto divertente. Però, guarda, io devo dire che forse è più facile, così per assurdo, avere Reagan che Giorgio Gaber, perché tu in televisione non appari mai. Come mai? Non ero mai stato invitato così gentilmente. Davvero? Non ci hanno pensato? Dalla fidanzata d'Italia. Allora, va bene. Meno male che ne è venuta l'occasione, ne sono molto contenta. Ieri sera grande debutto al Teatro Sistina di Roma. Ombretta Colli, protagonista di una commedia musicale, la cui regia è di Giorgio Gaber. Marito e moglie, ho detto tutto. Adesso vorrei sapere da te come è andata. È andata... molto bene, si dice sempre che le prime vanno bene, ma questa è andata bene sul serio. E sono molto contenta, il titolo è Una donna tutta sbagliata. Sì, sai. Sì, lo so, certamente. Senti, Ombretta era felice? Ombretta era molto contenta, sì, era una prima con tutti gli invitati, con le cose, quindi sai, quelle prime di tensione. Un po' gelide, sì, bene, certo. Molto bene. E invece poi si è riscaldato bene, tutto. Sono contenta, non parleremo molto molto di lei perché tanto l'avrò ospite in questa casa, anzi la invito adesso ufficialmente prestissimo. Molto certo. Benissimo. Una cosa ti vorrei domandare, è stato difficile lavorare con lei, siccome so che non è che ci lavori molto spesso? No, è stato molto piacevole, devo dire, perché questa diciamo così, esperienza di regista è molto divertente per gente come noi che fa questo lavoro, che in fondo ha fatto un lavoro su se stessi e che quindi lo può in qualche modo comunicare, cercare di trasmettere agli altri. Certamente. Ecco, questo mi diverte molto, sì, molto. Ecco, benissimo. Quindi le mie regie, sai, non sono regie... pazzesche, sono più proprio un lavoro insieme all'attore che tira fuori poi il meglio ma di sé. Ma sai, il comunicare è una di quelle cose che forse soprattutto oggi serve moltissimo, perché proprio il sentirsi soli e sentirsi così inutili nella comunità è una cosa che capita spesso, in questa casa se ne parla molto. Infatti, sì. Vorrei parlare invece adesso del tuo ultimo album. Ecco, sì. Come ti sei avvicinato al teatro? Cioè non ti bastava più il disco? Perché tu fai un disco e poi subito dopo lo presenti in teatro. Quindi evidentemente hai un bisogno di una comunicazione diretta con la ma gente. Sei molto informata. Io beh, è il mio mestiere, insomma, si fa per dire. Beh no, io ho fatto come tu sai, appunto, come hai ricordato. Io credo di ricordare questa trasmissione perché io cantai un Porta Romana, appunto. E ricordo che avevo la tua mano in mano e ci guardavamo. Qualcosa che faceva la camerierina con Trapani, una roba. Ecco. Sì, sì. Ecco, e quindi feci moltissima televisione in quegli anni lì. Esattamente. E a un certo punto trovai più divertente fare lo spettacolo in teatro e quindi in un certo senso trascurai questo mezzone che era la televisione per fare una cosa che tutto sommato ha un rapporto più diretto col pubblico che mi ha divertito di più. Ecco, non è mai stato un fatto polemico. Beh, diretto adesso lo è molto, perché più diretto di così ecco, si muore. Questo. Però certamente col pubblico sono meno e c'è... Sì, sì, ecco. Sì, no, il non vedere. Li vedi in faccia, ecco, certamente. Il non vedere ti crea sempre un allora, imbarazzo. Allora, senti, tu hai fatto un disco, ultima cosa importantissima, che si chiama Gaber. È un disco che farà molto parlare di sé. Perché, per esempio, vorrei che tu mi citassi almeno questo, guarda. Benvenuto il luogo, io ho letto una critica di un famoso critico del Corriere della Sera che è Mario Luzzatto Fegis,
che dice che c'è in questa canzone l'attonito stupore e la sincera ammirazione per un paese, l'Italia naturalmente, che vive in magico precario equilibrio sul baratro delle sue contraddizioni, in una dimensione poco civica, per niente politica, ma terribilmente umana. È giusta? Beh, sono parole bellissime, devo dire, di Mario. Sì, abbastanza giusta, cioè proprio il cogliere in fondo in questo paese in cui funziona poco, perché non funziona quasi nulla, un aspetto secondo me molto importante, molto rilevante, cioè noi che ci consideriamo sempre un po' le Cenerentole, siamo in realtà un popolo che ha delle capacità di ironizzare su se stesso che gli altri posti non hanno, e quindi tutto sommato siamo un popolo molto civile. Secondo te c'è un paese dove ci sono tutte e due le cose? Grande organizzazione e grande umanità? Ma io no, questo non lo posso dire. Non credo che se qui fossimo un po' più organizzati sarebbe peggio, no, sarebbe sicuramente meglio. Cioè, questo però, non c'è dubbio, certamente. Però io dico, aspetto, per ispirarsi. Questo aspetto non credo che lo possiamo trovare. Quindi cioè, se noi lo raggiungessimo saremmo primi. No, se tu provi a pensare, voglio dire, dei paesi che hanno più senso ironico degli italiani è molto difficile. Ecco, l'ironia è una cosa molto importante, perché è la capacità di saltare il piano, cioè di vedersi da fuori. Questa... Com'è vero, certamente, sono pienamente d'accordo. Allora, altra canzone importante è Cronometrando il mondo, scritta per i ragazzi. Non è che ti ha ispirato tua figlia, che a 18 anni si chiama Dalia? Beh, forse un pochettino sì, perché pochettino beh, sì. Insomma, è la giovane che ho più vicino, ecco. E in effetti questi giovani sono un po' misteriosi per noi, ecco, che non lo siamo infatti più. Infatti la canzone è anche vista dalla parte dei genitori. Ecco. Senti, Chaplin diceva, ultima cosa poi ti lascio andare a cantare, Chaplin diceva che il successo rende simpatici, sei d'accordo? Sì. No, sono d'accordo, sì, che no, tutti e due insieme è bellissimo. Non è fatto proprio di simpatia, è che il successo dà a ciascuno di noi un senso di accettazione da parte degli altri che indubbiamente fa piacere, quindi uno diventa più gradevole nei confronti del mondo. Com'è vero. Sei molto simpatico ed è piacevolissimo conversare con te, ti ringrazio, però adesso naturalmente non posso che chiederti di cantarci una canzone. Una canzoncina. Una canzoncina, certo, canzoncina. Questa è una casa easy. No, dico, non farò una cosa del disco, perché poi queste cose sembrano proprio le cose di promozione che non mi piacciono. Mi piace poi, molto. Poi devo dire che le canzoni si apprezzano di più col tempo, come quando invecchiano, come il vino, come il vino, brava. E quindi faccio una cosina sciolta di qualche anno fa, una canzone dannata, ecco. No, ecco, mi pare perfetto, si chiama Lo Shampoo. Lo Shampoo. Ah, Giorgio Gaber, fantastico, nel suo shampoo. Come una mamma in bianco. Sciacquo, sciacquo, sciacquo. Seconda passata. Son convinto che sia meglio quello giallo senza caffa. Migliori son più cari perché sono anti. Schiuma, soffice, morbida, li bianca, lieve, lieve, sembra panna, sembra neve. La schiuma è una cosa pura, come il latte, purifica di dentro. È come una cascata che ti dà un senso di pace, di benessere, di pulizia. La schiuma è una cosa sacra e bianca, come la democrazia. Sciacquo! 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 Fonte.